Ma bella, bentornati a tutti ragazzi, siamo qui con, indovinate un po', il penultimo, sì, il penultimo episodio della rubrica Talenti Sconosciuti. Sto parlando degli AS, delle ali sinistre. Perché? Perché l'ultimo episodio sarà dedicato, bensì, agli attaccanti, sconosciuti, che poi, siamo arrivati a maggio, diciamolo un po' chiaramente, saranno anche un po' conosciuti, perché ormai FIFA l'avete giocato e stragiocato e rigiocato, e quindi sicuramente ci saranno degli attaccanti che saranno più conosciuti rispetto ad altri anche nella puntata dei talenti sconosciuti. Proprio per questo, se avete una conoscenza ancora più ampia della mia, andate a suggerirmi nell'episodio degli attaccanti più famosi gli attaccanti veramente, ma veramente sconosciuti. Avrete davvero il merito, perché sarò io a nominarvi all'interno del prossimo video, e quindi dirò: è merito tuo se questo attaccante è all'interno di questo episodio nella puntata dei talenti sconosciuti. Quindi scrivetelo negli attaccanti più famosi in quella puntata lì. Partiamo con il primo giocatore di oggi. Partiamo con Steven Bergwijn, giocatore del PSV Eindhoven, un giocatore che sì, non è poi così sconosciuto, anzi molti lo conoscono, ma dovete pensare anche a coloro che giocano per la prima volta a FIFA 17 e comunque non sono degli appassionati di calcio e di conseguenza non conoscono i talenti. Proprio per questo esiste questa rubrica dei talenti sconosciuti e anche quella dei migliori giovani talenti. Quindi vi voglio consigliare lui, che costa ad un prezzo modico di 2.100.000 fino a 4.900.000, dal 69-70 iniziale, adesso non ricordo bene perché adesso c'è qua scritto 69 ma con l'aggiornamento dovrebbe essere 70, e quindi vi voglio dire che comunque lo potete acquistare da, come vi ho detto, 2.100.000, 4.900.000, e dal 70, mettiamo 70, arriva all'83. 83, quindi è tanta roba per un ala sinistra che potete già acquistare al PSV. Puro olandese. Vado a ringraziare Luke Channel, Alessandro Tommasoni, a lui è arrivato addirittura fino all'88, che spettacolo. Stefano Tomè è arrivato fino all'81. Patrizio Provino, a lui è arrivato fino all'86, e Andre04, che non mi ha detto fino a quanto è arrivato. Grazie mille a tutti voi. Mikel Oyarzabal, l'ho detto giusto, sì, Mikel Oyarzabal, giocatore spagnolo, giocatore di una fascia di prezzo compresa tra 9.500.000 e diciamo 18 milioni, sì, perché costa un po' tantino, la Real Sociedad non svende mai i suoi giocatori, è un giocatore che arriva fino all'85 e mi hanno suggerito in tanti, davvero in tanti di voi. Io ve lo dico, l'ho provato sia come AS che come AD e mi sono trovato bene comunque, anche perché nello rientrare dalla destra con il piede sinistro ha un buon cambio passo, una buona reattività, vedete anche un 81, quindi ne vale davvero la pena. Vado a ringraziare tanti di voi, ovvero Ale Tommasoni, sempre presente, a lui è arrivato fino all'85 come al sottoscritto, a Luke Channel a lui è arrivato fino all'86, poi a Vir PE a lui è arrivato addirittura fino all'87, a Stefano Tomei addirittura fino all'88, Giovanni Peluso, Roberto 10, Cosimo Pesce e Giovanni Maricone, tutti loro me l'hanno suggerito. E voglio anche, tra l'altro, farvi notare che lo stipendio è basso, 20.500 per un giocatore che è già un 77, che con l'aggiornamento, se non sbaglio, è già un 88, scherzo, sto dicendo 78. Come al solito, questi giocatori qua partono da una fascia compresa d'età tra 0 e 23 anni, questo ne ha 21. Perché vado a nominare Marvin Stefaniak, un giocatore tedesco della Dinamo Dresda, un giocatore che... scusate, tosse maledetta. Un giocatore che, dal mio punto di vista, è abbastanza sconosciuto. Me l'hanno suggerito in due di voi, Giovanni Peluso e Virpe, che vi dico, da 69 arriva all'81, barra 82, perché a Virpe è arrivato all'82. Un giocatore che parte da una fascia compresa tra 2.200.000 e 3.900.000 con uno stipendio molto basso, 7.7, oddio, molto basso per un 69, diciamo che è nella media 7.7. Vi volevo dire che ho una piccola critica da fare, cioè molti di voi mi dicono: sono troppo famosi. Ok, va bene, questa puntata qua sarà un po' più sconosciuta per quanto riguarda i talenti, quindi mi sono impegnato a scegliere i più, secondo me, sconosciuti tra coloro che mi hanno commentato nell'episodio dei
degli AS più famosi, i loro talenti sconosciuti. Quindi tenetevi forte, oltre a lui partiamo con il prossimo giocatore del Liverpool. Sto parlando di Bad Woodburn, un giocatore che dal 63 può arrivare fino all'81 e costa davvero pochissimo. Si parte da una fascia compresa tra 650.000 e 2 milioni, sì, 2 milioni, con uno stipendio di 6,7. Un giocatore che, quando ho testato, ho notato che comunque corre davvero tanto. Un giocatore con un'accelerazione davvero notevole, già vedete, equilibrio 86, accelerazione 86, quel giocatore che può fare l'interno di centrocampo sulla destra, e l'altezza è 1,74, quindi un po' bassettino, ma ragazzi, tranquilli, è un bel torello. Me l'ha suggerito Roberto Petrini e lo voglio ringraziare di cuore. No vabbè, questo qua è veramente un chi se ne incula. Sto parlando di Rafik Zeknini, un giocatore del Odds BK, un giocatore che parte dal 67, può arrivare fino all'82 e parte da una fascia di prezzo compresa tra 1.400.000 e 3.100.000. Me l'ha suggerito Giuseppe Grimaldi e io ve lo voglio consigliare, perché davvero questo giocatore qua, allora, prima di tutto è in scadenza, lo potete già acquistare fin dall'inizio della carriera. Poi costa davvero pochissimo, 2.500 il suo stipendio. Poi accelerazione 90, velocità scatto 90, agilità 83. Cos'altro devo aggiungere? Questo è quel giocatore che mancava alla vostra carriera con una piccola squadra. Questo giocatore qua farà la differenza. Poi scrivetemi qui sotto e mi direte: grazie Mario che mi hai suggerito questo giocatore qui. Prego. Altro giocatore un pochino più conosciuto però è Ramadan Sobhi, giocatore dello Stoke City, che è un giocatore secondo me medio, cioè non è un fenomeno ma medio. Parte dal 71, con l'aggiornamento dovrebbe essere arrivato al 73, arriva all'83-84. Parliamo di un giocatore che però, essendo in Premier League, ha uno stipendio piuttosto alto. Si parla già di 26.500, quindi non è abbordabile per tutti. E la fascia compresa è tra 2 milioni e 6 e 8 milioni e 8. Perché 8 milioni e 8? Perché costicchia. Cioè dipende da quando lo prendete. Se lo prendete all'inizio, se lo prendete nella seconda sessione, potete già comunque acquistarlo. Quindi fate molta attenzione allo stock e alle sue offerte. Un po' come se fosse una catena di alimentari. No, a parte gli scherzi, Voglio andare a ringraziare Stefano Tomei, che me l'ha suggerito, a lui è arrivato fino all'81, e Karim, a lui è arrivato fino all'82, quindi grazie mille ad entrambi. Giocatore dello Swansea, tanti talenti appartengono alla Premier League per quanto riguarda il ruolo dell'ala sinistra. Sto parlando di Daniel James, un giocatore super chi se ne incula. Parte da una fascia compresa di prezzo tra 400.000 e 1.500.000 e me l'hanno suggerito Filippo Tabucco. A lui è arrivato dal 60 all'80, High Frost è arrivato fino all'85, quindi un più 25 per lui, mentre Virpe a lui è arrivato fino all'84. Io vi posso dire che l'ho testato, l'ho provato e vi posso dire che dal 60 è arrivato fino all'81. Quindi tranquilli ragazzi, un più 20 c'è sicuro su questo giovane, giovanissimo, talento sconosciuto. Voglio ricordarvi che lo stipendio è 5,3, non è pochissimo, anzi un po' tantino per un 60, però tranquilli, secondo me sono soldi ben spesi per un giocatore che già ha un'accelerazione di 83 e un velocità scatto 81. Come ti chiami? Mi chiamo Mo El Hankouri. Come ti chiami? Aspetta, El Hankouri. È un giocatore che si chiama Mo di nome, quindi tranquilli. Mo, come ti chiami? Un milioncino, fate un milioncino, perché 8,75 non lo prendete. Da un milioncino a 2 milioncini, questa è la fascia di prezzo compresa per acquistare lui, che dal 65 può arrivare all'80. Giocatore che mi ha suggerito Ale Tommasoni, grandissimo, perché questo giocatore qua nemmeno lo conoscevo, e arriva fino all'80. A lui è arrivato fino all'84, quindi fate una fascia 80-82, ci arriva, tranquilli. E questo giocatore qua del Feyenoord
ha uno stipendio davvero basso. Si parla di 3,3, è un giocatore che ha un valore piuttosto equilibrato, spicca in accelerazione come le tanti ali presenti in FIFA 17. Altro giocatore che mi ha suggerito il buon Ale Tomasoni è Sam Larsson, un giocatore che, ragazzi, rientra al pelo nel parametro fondamentale di questa rubrica, ovvero ha 23 anni, quindi rientra al pelo. Ma ragazzi, che giocatore! Parliamo di un giocatore che dal 76 può arrivare all'84, un giocatore che sì, già costicchia 7,5 e lo potete prendere tra 7,5 e 13, ma ragazzi, abbiamo già agilità 85, dribbling 85, controllo palla 81 e lo stipendio di 13.500, che è davvero bassettino per un già 76 svedese che ha un bel piede vellutato per le punizioni. Già ve lo dico, segnatevelo e portatelo in squadra già dalla prima sessione di mercato. Ultimo giocatore di oggi è Ivo Rodriguez, giocatore del Pacos Ferreira, un giocatore che dal 70, ragazzi, 72, perdonatemi, dal 72 può arrivare al 79 e quindi, ok, non sale tantissimo, ma è un giocatore sconosciuto che non costa tanto, 3.300 il suo valore iniziale, lo potete prendere fino a 4.200.000. Sì, è basso il range in questa situazione perché il Pacos Ferreira accetta più facilmente e il suo stipendio è 7.100. Mostra un ottimo potenziale, affidatevi a lui. Come del resto affidatevi anche all'ultimo episodio che arriverà prossimamente, dedicato agli attaccanti sconosciuti. Ricordatevi di scriverlo sotto l'episodio degli attaccanti famosi, non qui sotto, sotto l'episodio degli attaccanti famosi, altrimenti non conta niente. Ragazzi, grazie mille per la visione, lasciate un like se vi è piaciuto l'episodio, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, vi aspetto nella pagina Facebook Pquadro, perché è davvero molto importante contattarmi, parlare direttamente con me, scoprire in anteprima tutti i nuovi episodi. Ciao ragazzi, alla prossima!